Io voglio dire questo, non sono d'accordo, a parte il fatto, la premessa, su quello che ha detto lui prima sono d'accordo, l'unica cosa cioè sul fatto che la Ternana non è una squadraccia, che sicuramente, anche secondo me, a regime, con qualche piccolo cambiamento a regime, una buona metà classifica almeno la potrà fare. Premesso questo, dico, di che stiamo parlando? Noi stiamo parlando di recriminazioni sul gol entrato, non entrato, eccetera, della Ternana col Sassuolo. Col Sassuolo. Noi stiamo analizzando fin nei minimi particolari alla Moviola con tre televisioni, tre e tre radio, tre. Ternana, anzi, Sassuolo Ternana, sa perché quel giocatore sa, ma di che? La squadra forte. Forte la butta dentro. La squadra non è così, la squadra forte impone il proprio gioco, il proprio ritmo, la propria qualità. Io mi rifiuto di analizzare Ternana Sassuolo andando a vedere il perché e il per come. Io voglio analizzare altro. Quando mi viene detto, perché Montemari in questo caso, per carità, potrebbe essere chiunque altro, ha mandato il CD con tutti i torti subiti a chi? A quella persona che per tre anni è stata fatta soffrire, a tutto quel mondo del calcio che è stato fatto soffrire non si sa come, anche a quei livelli, ma quello lì, il CD, ci ha fatto il frisbee, ma si sa come ha sofferto il povero Magalli, quando da tennis è stato messo sicuramente in grave difficoltà, sì, o no? Ma come no? Ma certo, ma quando da tennis sono partite e sono andate a Roma a parlare con Magalli, anzi con Pancalli, sono ancora più preciso, il commissario, e dire noi non avevamo lo stadio, non ci sono andato io, ci sono andati qualcuno che faceva parte di istituzioni. Quando sono partiti e sono andati al CONI a parlare, a dire che noi non avevamo lo stadio, non ci dovevo dare, non sono partito io, è partito qualche istituzione dello sport. A cercare gli stadi per mezza Italia, chi ci è andato? Non ce lo dimentichiamo. No, chi ci è andato a cercare gli stadi per mezza Italia? Siamo andati? A cercare gli stadi per mezza Italia. Certo. Ma dove dovevamo andare a giocare? All'orto di casa tua? Bisognava fare in modo che questo non accadesse. Tutto qua. Bisognava comportarsi in un modo diverso. Tutto qua. Mi rifaccio le parole, però. Lo stadio l'abbiamo dato. L'abbiamo dato al povero Migliucci che non pagava niente, l'abbiamo dato a lui. Ma va bene, dimenticate queste cose. Ma dove vivete? Fate dire una cosa. Ma ve lo ricordate Migliucci? Ricordate il povero Gelfusa che ci è andato per aria? Che ci siamo falliti. A questi li abbiamo dato. Dopo ti faccio una domanda. Fammi dire una cosa. No, io voglio dire una cosa. Secondo me, quello che diceva Enrico era giusto dal punto di vista. Sì, Enrico Briotti. Diceva, abbiamo fatto di tutto per allontanare la gente dallo stadio. Questo Angelo diceva che ce lo concedi, cioè nel senso che io sono d'accordo che ci vorrebbero 5.000 persone. Non concedo niente. No, aspetta, fammi finire. Fammi finire, non hai capito che voglio dire. Se mi dovete far finire, allora io voglio dire che la gente allo stadio ci dovrebbe andare comunque. Resta il fatto però che tu ci devi concedere che. Per fare in modo che la gente non andasse allo stadio si è fatto di tutto, perché se cominci a citare i tifosi sei d'accordo però su questo certo, o no? Ma quei ragazzi che vengono alla curva, diciamo così, e che incidono, era questo che dicevo io, capito? Io dico la curva c'è, perché sì, la curva c'è. Prendiamola alla buona, sono stati commessi degli errori nel passato, hai capito? Ma nei confronti dei tifosi, comunicazione. Ma è una novità? No, però, è quello che diceva Enrico però, voglio dire, esattamente quello che dicevo io. Ma scusate, scusa Enrico, che dobbiamo fare? Dobbiamo guardare sempre in chiesa? No, abbiamo detto, non bisogna prendere, l'ha detto Simone, Andrea Montemare, l'ha detto a lui. Era questo che diceva Enrico però. Non si può dire, scusami, si può dire, siccome ci sono 1500 persone in uno stadio così grande. No, però no, non voleva di quello, faccia rivenire 5000 persone. No, voleva dire che il fattore campo non ce l'abbiamo. Fatti vedere, perché abbiamo fatto degli abbonamenti penso a prezzi stracciati, si sta facendo di tutto. Scusate, però non è una colpa che faccio ai tifosi, ti dico che lo stadio non abbiamo fattore campo, l'arbitro del fattore campo deve fregarsene. L'arbitro non è individuo, questo diceva, però quando ci sono persone, c'erano 8000, le sentivi, adesso un modesto arbitro viene qui e fa le robe. Questo era il casus belli, di arbitri, di stadi, di tifosi. Ce l'abbiamo qui un tifoso, sentiamo la sua opinione. Emiliano, ai tempi di Acarini io mi ricordo che la Ternana subiva anche a quei tempi diversi torti arbitrali,
Io mi ricordo che per una serie infinita di partite, 26 partite di fila, non ci dettero un rigore neanche a pagarlo. Quello già c'era noi. I tifosi invocavano che la società si facesse sentire nei confronti della federazione. Adesso che la società si fa sentire nei confronti della federazione, quasi la si prende, secondo me. La si prende a sberleffo. Com'è possibile questo cambiamento? Certo, io ero uno di quelli che ai tempi di Agarini rimproveravo, ero critico con la società di Agarini perché al contrario non interveniva, anzi diceva ai giornalisti e ai tifosi di non parlare di questo argomento. Io credo che sia giusto che una società di calcio che subisce i torti, e dei torti a onor del vero ci sono stati nei confronti della Ternana. Io ho visto le partite in casa liberati, io sono uno di quei pochi che quest'anno è tornato a liberare, perché l'anno scorso ho abbandonato proprio perché non, ero uno di quelli che era rassegnato. Quest'anno mi è tornata un po' la voglia di tornare allo stadio. Ho visto le partite con il Monza e con il Remonese, devo dire obiettivamente i torti arbitrali li abbiamo subiti, perché un paio di rigori sicuramente c'erano. Poi ho visto anche le immagini della partita col Sassuolo, ho visto il gol che era del pareggio, che era proprio clamoroso, la palla era entrata. Poi sui fuorigioco in televisione con i servizi che fa il TGR non l'ho visto particolarmente bene, però se voi mi dite che comunque c'era il fuorigioco, basta anche il gol annullato, insomma, il gol annullato era clamoroso. Io dico che sì, è giusto lamentarsi degli arbitraggi quando la situazione è clamorosamente negativa per la squadra, però io dico anche che la Ternana in questa categoria dovrebbe costruire una squadra per dettare legge. Mi dispiace che Angelo dica questa è una buona squadra da centro classifica, forse centro alta classifica. Cioè la Ternana in questo campionato deve recitare un ruolo da protagonista. Per il blasone che abbiamo, per la storia che abbiamo, noi non possiamo metterci al pari del Sassuolo, del Cittadella o di quest'altra squadra. Noi siamo la Ternana. Io credo che sì, probabilmente la Ternana meritava 2 o 3 punti in più, come dice Gigi, perché gli errori ci sono stati. Ce l'avevamo comunque, se adesso parlare di 7-8 punti, come qualcuno fa sui giornali, mi sembra un po' eccessivo, però effettivamente qualche punto in più potevamo averlo. Noi siamo la Ternana, però potrebbe ricordarmi, lo ricordo a me stesso, di quel Conte che faceva il Conte ma sì, con le pezze sul sedere. Voglio dire, per vincere il famoso Conte avere senza palazzo ci stava arrivando. Intendo dire, per menare bisogna avere i muscoli. Per noi siamo la Ternana, dobbiamo andare in Serie B, cioè, devi avere, non economicamente perché ce l'abbiamo, no, ma devi avere in campo le forze per poterlo fare. La Ternana, come dice giustamente lui, come ho detto anch'io, eccetera, a prima vista, secondo chi normalmente un minimo conosce di calcio, certo non è che può in questo momento almeno ambire a grandi meriti, per carità tutti lo speriamo, però almeno una buona metà classifica sicuramente sì, ecco questo è il discorso. Scusami. Poi noi siamo la Ternana, sai, è pieno che di gente costruire, che dice noi siamo. No, era per dire. Io ci stavo arrivando, se mi permette un attimo, volevo dire appunto che secondo me sono stati fatti dei errori clamorosi in sede di calcio mercato, cioè la campagna acquisti, soprattutto cessioni di questa estate, è stata l'ennesimo ridimensionamento tecnico della squadra. Gli devi dare ragione, perché la Salernitana con i nostri scarti, ecco, prima ci voleva arrivare, cioè, questi sono dati di fatto innegabili. È vero, cioè Ferrari a Ravenna sta facendo dei sfracelli, è il migliore di tanto. Sbaglio?
Non lo so. Non gioca mai. Non l'ho seguito proprio. No, è vero. Zamberini è andato Real Madrid, mi sembra. Da Cisco Roma, c'è anche Bernardino, va in fortuna. Ti parlo di ragazzi. No, non è infortunato. Guarire per stare infortunato. Chi? Te lo dico perché conosco il direttore. Zamberini. No, Zamberini sta in tribuna perché abbiamo parlato. Sì, ma sta in tribuna perché all'inizio è saltato. Comunque, Angelo, te stai a mettere però su un binario. No, scusami. Pericoloso, perché se no io ti ricordo le parole che ha detto uno dei fratelli mondiali, adesso non mi ricordo quale, che disse Zampagna non mi sembra stia facendo sfracelli in zona. Quello è il top. Quello, io non ho detto questo. Allora, io ho detto, tu non puoi citare solo Ferrari e Zamberini, perché noi abbiamo dato via Troese. Ti cito chi? Ti cito Cherubini. A Perugia quanto gioca Cherubini? Io mi parlo tutti i ragazzi, sia chiaro. Però ci facevano comodo. Secondo me ci facevano comodo. Mettiamocene altri cinque. Ai quali voglio bene, sia chiaro. Ma nessuno parla dell'uomo, parliamo dei calciatori. A me mi dispiace. Cherubini non sta giocando a Perugia. Però nella nostra difesa qualcuno di questi sta giocando. Voglio dire, no, dico, nella nostra difesa non ci avrebbero fatto comodo questi. A noi fanno comodo tutti. No, a noi fanno comodo tutti. Questo è il discorso. Però io ti dico che questa squadra, io non mi sento di dire play out e playoff, perché se vuoi andare a prendere il Milan, la Juve e l'Inter, quelle che si giocano il campionato, dicono abbiamo una squadra competitiva come altre. Io non ti vengo a dire vada playoff, certo che ci spero e sono convinto che con questi valori ci potremmo andare. Oggi come oggi con questa classifica non ci appartiene, però è questa, perché i valori in campo si sono espressi, sono questi. Lascia perdere l'arbitraggio, che poi è un discorso che faccio a parte. Noi dobbiamo ritrovare, corretto, noi, il mister, la società, un equilibrio, perché le forze ci sono, perché quando tu in campo hai che ce li e ce li invidiano, c'hai un Rigoni, c'hai un Ginestra che voleva tutta la Serie C e la Serie B, ti sei tenuto di vicino. Però su questo cosa c'è, che ne so, ci sta, voglio dire, variati però. Ecco, sì. Però no, adesso non facciamo che quelli che sono andati lì hanno fatto le fortune, ma non hanno fatto la fortuna, io me lo auguro che domani facciano la fortuna, ma non hanno fatto la fortuna di nessuno. Perché ripeto, questi 5-6 giorni ragazzi sono andati via, ma lo dico con dispiacere perché io gli voglio bene, io ci passo più tempo con loro, con la famiglia. Quindi dico, non hanno fatto, sì, no, perché se no non può dire, Madonna, e Ferrari, Ferrari è venuto a termine che ce l'ho portato io perché me l'hanno segnalato in un torneo giù un medico di Ravenna. È un giocatore bravo, adesso al di là del fatto che giochi poco a Ravenna. Secondo me avrebbe fatto. No, ti voglio dire una cosa. Non è giocato poco. Ti posso dire una cosa sulla squadra però? Allora, la squadra, l'abbiamo detto più volte, lo ripeto per l'ennesima volta, magari non tutti l'hanno sentito, è una buona squadra, l'abbiamo detto, però secondo me è una squadra che poteva essere anzi fra le migliori 3 o 4 se fosse stata completata. Là, il discorso della campagna acquisti dice, cioè molti dicono, e sono d'accordo anch'io, che è una squadra che in alcuni reparti è incompleta, tipo un difensore centrale un po' più veloce serviva, al di là dell'acquisto di Fedeli, che secondo me però non era la prima scelta. Tipo, sugli esterni siamo un po' scoperti, perché Del Grosso adesso è infortunato. Danotti secondo me non è mai stato un fulmine di guerra. In generale sugli esterni non siamo. Centrocampo non li hai. Quando poi invece abbiamo magari un. Non li hai, c'hai dei trequartisti che si adeguano, perché Rigoni, Bonfiglio, Di Vicino, non sono Morello, non sono laterali pure. Poi comunque sono trequartisti adattati alla bisogna. Poi comunque non abbiamo preso il sostituto di Tozzi Borzoi, perché abbiamo detto più volte, speriamo che non succeda mai, che momento in cui dovesse mancare. Era Gherardi, perché anche per struttura fisica mi sembra, giusto? Si è recuperato anche Scandura e poi grazie a Dio è uscito fuori Scappini, ecco. Che ritengo che... Però vedi, anche tu grazie a Dio. Perché è un ragazzo, ma è un ragazzo nostro, sì, vabbè, io, e questo, è un valore aggiunto alla questo, squadra, per carità, grazie a Dio, ma ci credevamo perché l'altro anno ha fatto delle però se, dico, dire, se tu fai la premessa grazie a Dio sembra ma no, è sburgato fuori per caso, cioè, capito? Ma no, dà un'impressione anche. Sono anni che sta con noi in settore giovanile, quindi non l'ha dato mai via la società, e ce l'hanno chiesto quest'anno, la società ci ha creduto, grazie a Dio. Ma io no, però io forse non hai capito, forse per me giocherebbe titolare fisso noi con le due punte, perché questo modulo che abbiamo è visto palesemente. Mi sbizzarrisco io, essendo loro faccio parlare anche loro. Scusa, un secondo ti rubo. Non mi fate domande tecniche, perché non è il ruolo mio. Appunto, faccio un po' io, poi faccio. Sendo anche le loro opinioni, mi pare che questa squadra comunque quando entra Scappini e passa il modulo a due punte, gioca meglio. Ditemi che ne pensate anche voi, questa è quella la mia opinione personale. No, io stavo pensando invece a... Hai ragione, ecco, su questo, la penso come te.
contemporaneamente stavo pensando, quando lui ha detto non mi fate domande eccetera perché il mio ruolo è, ha ragione, allora volevo chiedergli invece una cosa, anche se è evidente che non potrebbe certo rispondere in modo, insomma, deve essere anche un po' diplomatico, però mi interessa anche sapere la larga, si è pericoloso, però, vado a parare nello spogliatoio, ecco, che aria tira realmente nello spogliatoio? È evidente che non voglio sapere minimamente, né lo potresti dire, dei cose così, però all'inizio campionato abbiamo sentito moltissime dichiarazioni anche non richieste, e quando una dichiarazione di un giocatore o di altri non è richiesta, a me, che devo dire, mi insospettisce un po', cioè vedi qualcuno, lo incontri, la prima cosa che ti dice: ah guarda, noi siamo tutti contenti, tutti felici, tutti vicini, tutti per la stessa causa eccetera. Dico sì, ma chi te l'ha chiesto a te? Però lo dicono, ok, ne prendo atto. Poi c'è stato qualche nervosismo successivamente, si è visto un po' in campo, un po' qualche nervosismo. Adesso a che punto stiamo? Aggiungo, scusa, pensavamo che la questione di Danucci fosse risolta quando è entrato a partita iniziata col Monza, no scusa, con la Cremonese. Mi pare che sia proseguita invece anche a Sassuolo, perché è rimasto fuori, abbiamo giocato con 3 mediani, 3 fotocopie, chi più forte chi meno forte, però le caratteristiche sono tutte quelle, l'unico che ha un po' caratteristiche da regista, da playmaker, rimane in banchina. Vorrei sapere se per scelta tecnica o per ancora arrabbiatura dell'allenatore. Non lo so, questo è però ci stai tu, cosa magari il mister è arrivato a dire se tiene fuori uno o mette dentro i motivi, sarà una scelta tecnica. Non credo che il mister metterà fuori uno. T'ho fatto una domanda. No, ma lo spogliato io una settimana fa, 10 giorni fa, sono andati a cena tutti da soli, mentre l'altri anni dovevamo dire vogliamo andare a cena con noi, si sono messi d'accordo da soli e sono andati a cena, si hanno raccontato quello che è successo a cena.